Salve a tutte, carissime amiche ed amici, bentornati sul mio canale. Oggi ho voluto girare questo video nella stanzetta dove sta il computer perché di là c'è mio marito e quindi, giusto per non disturbarlo, ho voluto mostrarvi in questa stanza quello che ho comprato stamattina da questo store China World che si trova a Trigiano in provincia di Bari. Io mi sono accorta di una cosa che ho da un po' di tempo a questa parte non si può comprare più niente. Cioè in questo negozio dove veramente c'erano dei prezzi ma molto convenienti. Ho proprio notato che i prezzi si sono alzati, sono lievitati tantissimo. Vabbè, io non ho comprato tanto, da qui è stata tolta la confezione di bicchieri di carta. Comunque vi faccio vedere quello che ho voluto prendere. Allora, ho ripreso il Vichinet Style Active. Io quando vi dico una cosa che mi piace, insomma, si vede perché poi lo ricompro appena mi ricapita l'occasione. Io questo qua non so nemmeno quanto l'ho pagato. Se non vado errato, questo è lo Scontrain. Allora, questo qui dovrebbe stare 1,29 euro. Qua dice sì, 1,29 euro. Poi ho voluto prendere queste pagliette, queste sono delle pagliette Rolly della K-Clean, sono delle pagliette che mi serviranno sicuramente per andare a pulire molto bene i bruciatori, che è purtroppo una mia fissa. La spugnetta bravetta che vi feci il video l'ho dovuta buttare perché diciamo che se si paga quella spugnetta a meno di 1 euro è d'accordo, però è una spugnetta che dopo un 3-4 volte che l'andate ad utilizzare perde completamente la parte abrasiva e quindi non vale neanche più la pena utilizzarla perché è come se voi usaste la spugnetta senza la parte abrasiva, non ne vale la pena. Quindi ho voluto prendere proprio queste qua per fare, insomma, per andare a pulire le pentole, ma soprattutto le ho volute prendere per i bruciatori, pagate 1,09 euro giù di lì. Poi ho voluto prendere la nuova saponetta della Dove. Questa qui è la classica Dove con aggiunta di olio di argan oil, pagata 59 centesimi. Io voglio soltanto vedere, scusate, vi appoggio un attimo. Volevo rendermi conto se fosse uguale alla Dove e questa qui è giallina, quindi perché c'è questa aggiunta di olio d'argan. Come voi sapete ormai chi mi segue, io e mio marito preferiamo di gran lunga le saponette solide a quelle liquide perché rendono molto di più, sono molto più profumate e ci piacciono. Poi ho voluto prendere l'alcol, questo alcol qua a 90 gradi. Qua non ci sono tutti gli articoli scritti. Ah, la saponetta Dove 59, bicchieri di plastica che non ci sono qua 1,09 euro, le pagliette 99. Vediamo se trovo l'alcol. Ma vabbè, comunque. Sull'euro è qualcosa, vabbè. Poi ho voluto prendere questa profumazione nuova che ho trovato in questo store ed è Alba Pavimenti con papavero blu e ciliegio.
Io ne ho provate diverse profumazioni, scusate, eh. Ho provato diverse profumazioni, ma Fiori Bianchi è la migliore. Questa sembra buona, molto 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 profumato il prodotto. Io lo proverò e poi vi farò savoir. Poi, vabbè, abbiamo comprato a 0,39 queste mascherine, poi a 1,29 euro, questo me lo ricordo perfettamente, questo rinnova pavimenti scansafatiche che io vado ad utilizzare al posto della cera. Io utilizzo per i pavimenti la cera L, con la quale mi sono sempre trovata bene. So perfettamente che ci sono delle cere che sono molto più buone, tipo la cera Emulsio 6 mesi, ce ne sono tantissime, che comunque hanno un costo molto elevato. Io, oltre alla cera L, vi devo essere sincera, mi trovo molto bene con lo scansafatiche. È una cera molto leggera che però io la uso da anni. Ovviamente alterno con la cera L o con il Tot, dipende. La cera solitamente quando è estate non la uso spesso, perché in estate a me piace lavare con acqua e detersivo perché fa caldo. È ritornato un'altra volta il caldo qua a Bari, si crepa proprio oggi, è fortissimo il caldo, sembra una giornata di luglio. La polvere regna sovrana, soprattutto io che ho dovuto subire restauro del supermercato, hanno rotto per 2 volte la strada, cioè non vi posso dire, qua è salito il delirio di polvere e di tutto. Infatti prossimamente mi devo andare, se non domani mattina, mi devo andare a rilavare tutte le tapparelle della strada, perché con la polvere che loro hanno fatto alzare con i lavori non vi dico e non vi conto. Quindi la cera io sì la metto, ma quando è inverno le finestre stanno sempre, ma arrivasse presto, le finestre sono sempre chiuse, tranne la mattina che fai arieggiare 2 o 3 ore, ma poi le chiudi. Quindi rimane sempre pulito, quindi tu passi lo scansafatiche. Io mi trovo molto bene, sinceramente, perché lascia un po' di lucido sul pavimento e non ha quella cosa proprio forte della cera. E poi anche la carta igienica, madò, non si può toccare più niente. Cioè anche la carta igienica, questa carta igienica da 4 rotoli l'abbiamo pagata, perché carta igienica 2 euro questa qua, ma che cosa, ma che stiamo a scherzare, ma qua stiamo andando veramente veramente oltre proprio, siamo arrivati che non si può vivere più. Questo 1,09 euro, insomma questa è la mia spesa. Ovviamente vi farò savoir, soprattutto per questa profumazione, se ve la consiglio o non ve la consiglio, perché per me rimane Iris e Fiori Bianchi, se non mi sbaglio c'è l'Iris, vabbè, Fiori Bianchi di Alba è quello più profumato che veramente dura a lungo. Le profumazioni sono tutte buone dal tappo, poi una volta che le vai ad utilizzare non si sente niente. Qua vi faccio un piccolo cenno delle cose che ho preso da Shein, vi farò vedere. Ho preso anche questo coso qua, ma un gesso, non lo so, questo coso qua, ecco, è andato pure a terra, se mi sarà utile. E poi ho preso anche questa bella spazzola proprio per andare a fare l'interstizio. Sono fissata tra bruciatori e interstizi. Vi farò vedere, più che altro sapere. Bene, questo è, io ho queste cose qua perché devo fare il video. Questa è la mia spesa Detersive. Spero che una volta online vi piaccia e vi dia degli spunti. Ciao.
Un bacione e alla prossima. Ciao!